Ebbene, qui ci troviamo a Pestum con Priscilla Casarobini, l'inaugurazione. Volevamo parlare un po' di te, del cortometraggio che stai facendo qui. L'abbiamo iniziato, salve a tutti, innanzitutto buonasera e grazie per l'ospitalità. Abbiamo iniziato questo cortometraggio con Nicola Vicidomini, Italo della la Pantera Rosa degli anni 80 forse, sbaglio, degli anni 80. Degli anni 80 mi sembra, sì, anni 80. Un personaggio veramente da ridere, una commedia, no, un cortometraggio un po' sexy ma estremamente divertente, in chiave un po' zingaresca se vogliamo dirlo, è fatto un po', diciamo, abbiamo iniziato a Salerno al mare, sono i torneani di Salerno, per poi finire, vedremo, forse a Roma o a Venezia, è tutto un attimino da capire ancora, perché proprio è nato così. Un cortometraggio basato sui momenti, insomma. Vediamo quello che vivere si... la giornata. Vivere più la che... giornata, esatto. Ma molto molto divertente e molto molto sexy. Priscilla, il tuo futuro? Priscilla, il tuo futuro? Il mio futuro lo vedo, si stanno aprendo molte porte importanti per me. Vedo che anche a Salerno sei molto conosciuta. Sì, molto molto molto, per un po' per il mitico Cavalluccio della Salernitana, a cui ho promesso uno spogliarello in suo onore, e poi perché comunque il mio personaggio si sta sdoganando in altro, che piano piano vi sveleremo, non è ancora il momento. E allora non lo possiamo dire.